Siamo in compagnia di Antonio Manta, un restio artista di fronte alla telecamera, ma un grande artista della fotografia e della stampa. Però innanzitutto Antonio Manta, che ha creato questa bottega che si chiama proprio Bottega Antonio Manta, nasce come fotografo. Sì, io nasco come fotografo ormai qualche anno fa e poi ho sentito l'esigenza di esprimere la mia fotografia in stampa, perché per me la fotografia è stampa, e allora è nata anche il discorso della bottega e del flusso di lavoro del nostro tipo di stampa. Ecco, questa è una cosa che noi diciamo spessissimo ai nostri amici che ci vedono dall'altra parte del monitor: non tenete le fotografie solo sul monitor, ma fatele vivere su qualsiasi materiale. No, allora, di principio la fotografia è la riproduzione di un'idea. Se la mia idea viene interpretata da 1000 monitor diversi, non è più la mia idea, è qualcos'altro di random che viene riprodotto. La fotografia non è solo forma, ma è anche colore, profondità. Se non la dirigo io con la stampa, il monitor, bellissimo che sia, non lo può fare. E da qui quindi nasce dal fotografo Antonio Manta l'idea di creare un processo di stampa, seguire personalmente un processo di stampa artistico. Sì, un processo di stampa che segue totalmente il fotografo dall'inizio, interpretando al 100% quello che è la sua idea e poi trasferendola sul materiale che abbiamo scelto. Dico abbiamo perché siamo noi poi preposti a consigliare i fotografi sui materiali su cui stampare per esaltare al massimo la loro idea. Ecco, voi sentite Antonio parlare in questa maniera così molto tranquilla, però lui in realtà è veramente un grande artista, nel senso che è conosciutissimo per la stampa come stampatore. Infatti stampi praticamente per mezzo mondo, mi dicevi prima. Sì, stampo per diversi grandi fotografi, grandi io intendo tutti, anche quelli sconosciuti, perché prima di tutto io sono un collezionista e mi piace vedere e capire le fotografie degli altri. Ecco, come funziona dal punto di vista proprio della quotidianità, di quello che succede nella vostra bottega? Tra l'altro il nome scelto, bottega, è particolarmente di significato. Sì, si rifà una bottega rinascimentale dove tutte le figure, i ragazzi che sono con me, che hanno dato vita alla bottega, ma anche gli utenti stessi sono partecipi con noi, praticamente danno vita alle loro idee, ai loro progetti. La giornata tipo è il fotografo che viene da noi e discute le proprie opere, noi facciamo una sorta di editing con lui, aiutandolo anche nella scelta, poi cercando di capire e interpretare le sue esigenze, andiamo a fare il nostro flusso di lavoro fino alla carta stampata che scegliamo in base proprio alle esigenze del fotografo, o lucidature manuali o altre cose che noi abbiamo, ci siamo inventati nella bottega. Ma la bottega non è fatta solo da me, ma è fatta da tutti, non solo chi ci lavora, ma anche chi poi ne usufruisce della bottega. Ecco, parliamo di tecnologia, parliamo di materiale, parliamo di processi di stampa. Cosa succede? Ma allora, intanto oggi purtroppo c'è una grossa ignoranza sui materiali. Ignoranza perché non sappiamo scegliere, non sappiamo capire che le nostre immagini, le immagini di tutti, dovrebbero essere conservate e preservate. In più tutte le carte e tutti i sistemi di stampa sono validi e hanno caratteristiche diverse. Ognuno dovrebbe scegliere per la propria arte, per la propria idea, il proprio flusso, ma che quell'idea poi possa rimanere ai posteri. Cioè io mi dispiace che tante immagini, anche di autori conosciuti o sconosciuti, si perdano nel tempo. Purtroppo perdiamo una parte della nostra cultura. E quante immagini sono andate perse, quante cose sono andate perse, per me è la cosa più triste, perché anche lo sconosciuto ha qualcosa da lasciare e da raccontare. E noi cerchiamo di
trovare materiali sempre più idonei per aumentare la longevità, e questo ci supporta ovviamente Epson con le loro tecnologie. Ecco, quindi ragazzi, se avete occasione di passare da Montevarchi vicino ad Arezzo, bussate alla porta della bottega di Antonio e fatevi un'idea di come veramente lavorano questi artigiani dell'arte fotografica. Noi non abbiamo segreti, anzi abbiamo una sala espositiva che è messa a disposizione di tutti, anche da chi non stampa da noi, non è questo il problema. E quello che cerchiamo sono idee e progetti da fare tutti insieme. Infatti non dico mai io, ma noi, perché la bottega è molto vasta.